Buongiorno a tutti, sono Leonardo Checcucci ed ho il piacere di presentare Alberto Diaspro. È professore di fisica applicata presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova e direttore della sezione Nanoscopi presso l'Istituto Italiano di Tecnologia. L'argomento di oggi è il baule di Newton. A lei la parola. Grazie, grazie per la presentazione, grazie alla Festa di Scienza e Filosofia per questo invito. Allora, oggi ho pensato di raccontarvi una favola, cioè attraverso una favola di provare ad esplorare quelli che sono gli avanzamenti, se volete, tecnologici degli ultimi tempi. Ma insomma, la favola, ecco, non sono effettivamente un esperto in favole, forse potreste aiutarmi? Beh, facciamo che mi aiutate col pensiero. Come potrei cominciare una favola? Vediamo un po'. Ma che dite di c'era una volta un re? C'era una volta un re. C'era una volta un re che abitava in un palazzo grigio, beh, un castello in realtà, però molto grigio, che stava in cima a una collina, un po' immerso tra le nuvole. In questo palazzo, a questo palazzo arrivavano spesso persone, ma erano persone che non erano molto contente in realtà, perché dovevano portare in questo palazzo i pagamenti delle loro tasse, le gabelle. E il re non era un re molto felice, era un re triste. Andava a dormire la sera e aveva dei sogni un po' agitati, ma una notte, mentre era nel pieno del sonno, gli pare di sentire un rumore. Era quasi mattina in realtà. Gli pare di sentire un rumore, allora si precipita alla porta, al portone, al portale, dove c'è il portale di questo castello meraviglioso, apre e non vede nessuno. Si guarda un po' intorno. Poi scocciato dice: sarà il vento, e torna a dormire. Cerca di tornare a dormire. Dopo un po' sente di nuovo una specie di bussare alla porta, anzi al portone del suo castello. Di nuovo scocciato ritorna, apre il portone e di nuovo non vede nulla. Sarà proprio il vento stanotte che mi fa dei brutti scherzi. Ma mentre ritorna a dormire, intravede in una stanza, in una delle ale del castello, un po' di luce. Strano che io mi sia dimenticato delle luci accese, pensa, o che l'abbia fatto qualcun altro, e poi non le accendiamo mai. Allora si dirige pian piano nella stanza dove vede la luce, e in quella stanza c'era un baule, e intorno a quel baule vede due bambini, un bambino e una bambina. Allora, con fare un po' minaccioso, entra nella stanza, spalanca la porta e mentre loro sono chini sul baule, gli intima: chi siete? Cosa fate qui? E si girano entrambi, sorridenti. Come chi siamo? Dice la bambina. Siamo due bambini, non vede, non siamo soldati, non siamo infermieri, non siamo. Siamo proprio due bambini. E cosa ci fate qui? Chi vi ha fatto entrare? E ci hai fatto entrare tu prima, hai aperto il portone. Ma come vi chiamate? Da dove venite? Io mi chiamo Aretto, dice il bambino, un nome un po' strano. E tu? Io mi chiamo Ninetta. E cosa fate qui? Vi ho fatto entrare, ma come? Quando sei venuto a aprire il portone, siamo passati sotto le tue gambe, non ci hai visto? Sì, ma perché siete in questo castello? Perché in questa stanza? Perché da questo baule? Ah, caro re, dice Aretto, vedi, nostro nonno ha letto per noi un libro che si chiama, è un nome un po' strano, si chiama L'Alep di Borges. Ah, ve lo consiglio, tra l'altro. È un libro breve.
Nell'Alep di Borges il personaggio entra in una casa, trova dei gradini che lo fanno scendere in una specie di cantina e al 19° gradino, chinandosi un po', da lì, dice Borges, si riesce a vedere tutto. E il nonno ci ha detto che da lì si riesce a vedere tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto. Perché c'è un baule e dentro quel baule c'è tutto. E quel baule è il baule di Newton, però nessuno sapeva dove si trovasse questo baule. Noi abbiamo scoperto che il baule era stato portato nel tuo castello e così siamo qui, dal baule del signor Newton. Ma questo baule è sempre stato qui, ma non mi risulta che ci sia tutto. Allora Ninetta gli dice, guarda re, il nonno ci ha anche detto che il signor Borges nel libro ha scritto chiaramente la tua incapacità di vedere non invalida la mia testimonianza. Comunque noi ti facciamo vedere che qui c'è proprio tutto. Allora Aretto comincia ad aprire il baule, guarda dentro, scompare, si china e cosa trova? Una mela. Ah, ci picchia, dice il re, una mela, ma di queste mele ne posso avere quante ne voglio, non è tutto. E Aretto dice, ma sarà la mela di Newton, sai, a Newton era caduta in testa una mela e gli erano venute un sacco di idee. Sì, ma non è tutto, la mela, tutto. Ma guarda, ho visto anche delle altre cose, dice Aretto. E nel cercare dentro al baule tira fuori una scodella. E in questa scodella, ecco, guarda, c'è dell'insalata, c'è dello zenzero. Sì, dice il re, ho capito, c'è dell'insalata e c'è dello zenzero, ma mi volete spiegare tutto, cosa vuol dire? Guarda re, vedi, Newton ci ha detto che con questa insalata, con questo zenzero, con degli altri scarti, gli scarti delle bucce della mela, si possono fare tantissime cose. E forse ce n'è una piccolina, l'ho vista prima nel baule. Fammi un po' vedere. Ah, sì, eccola qui. Guarda, con lo zenzero, lo scarto dello zenzero, con dell'insalata che va male, con la buccia di questa mela si possono fare delle plastiche. Ma non sono quelle plastiche che adesso stiamo cercando di eliminare, sono delle bioplastiche, sono delle plastiche buone. Guarda, è possibile anche mangiarle. Ora sono un po' dure, come tutte le plastiche, sono flessibili, si possono usare per fare queste cose. Il brevetto di quelle plastiche è stato proprio utilizzato per fare nuovi oggetti di plastica, ma è una plastica che va d'accordo con l'ambiente. È una plastica che, quando viene realizzata, non inquina, e quando viene utilizzata e alla fine del suo utilizzo, non inquina di nuovo, viene riassorbita da madre terra. A Genova mi hanno detto che c'è un mercato ortofrutticolo grandissimo, bellissimo, dove stanno facendo questo. Prendono gli ortaggi di scarto, le frutte di scarto che rimangono in tutti i mercati ortofrutticoli, e con quelle fanno delle bioplastiche con le quali fanno i contenitori per portare le frutta e verdura ai negozi. Pensa, è fantastico. Non solo costruiscono una nuova plastica che va d'accordo con l'ambiente, ma posso anche fare delle cose per trasportarla. Posso evitare che dei camion vengano a prendere la verdura di scarto e degli altri portino delle nuove cassette di frutta, magari fatte con la vecchia plastica. Sì, sì, dice il re, è interessante questa cosa della plastica, ma ora non mi sembra proprio tutto. Beh, re, intanto l'ambiente e la terra sono tutto, ma
Ma sì, fammi un po' vedere che cosa c'è ancora qua dentro. Oh, ci picchia. Ah, vedo di nuovo qualcosa fatto con la plastica. Sono delle specie di tentacoli? Ma sì, guarda, sono fatti con delle bioplastiche. Sono dei tentacoli che sono proprio uguali a quelli del polpo. Me l'aveva detto il nonno. Ci sono delle ricercatrici e dei ricercatori che, copiando come è fatto il polpo, i suoi tentacoli hanno dei piccoli succhiottini, anche questi ora sono fatti di bioplastica, che gli permettono da un lato di aderire a dove vogliono aderire e dall'altro di ragionare, perché l'intelligenza sta tutta qui. Pensa, bioplastiche e intelligenza. Con la bioplastica faccio nuovi tentacoli, faccio le parti per renderli aderenti e magari riesco anche a costruire degli oggetti fatti con una stampante tridimensionale che usa quella bioplastica per muoversi. Ma allora mi viene in mente che forse ho fatto qualche cosa che assomiglia a un robot. Ma ora, più che un robot, è un robot flessibile, elastico. È un robot che ho imparato a fare dalla natura. È un robot che ha dei tentacoli, anzi ha una parte terminale e una radice che cresce esattamente come le radici delle piante, che gli permettono di andare in giro, e qui ci sono dei contatti elettrici che servono a capire se fa caldo, fa freddo, se ci sono dei materiali inquinanti, se c'è acqua. E allora pensa, se io riesco a prendere quei tentacoli intelligenti che si permettono di muoversi da tutte le parti, li metto sul carrettino che assomiglia al movimento e quello che fanno tanti anfibi. Pensa, una casa crolla, io devo trovare le persone lì sotto e metto un robot. Un robot soffice come i tentacoli, che è in grado di capire dove sta l'acqua e quindi di trovare le persone sotto le macerie. Re, non ti pare una cosa interessante? Sì, mi pare interessante, ma di nuovo non è che mi sembra che questo sia proprio tutto. Hai ragione, Re. In effetti, nel baule di Newton abbiamo trovato anche questo. Questo, ma è una mano. Beh, non è proprio una semplice mano. Vedi, c'è tantissima elettronica. È una mano che, se la tocchi, effettivamente ha delle plastiche, bioplastiche, che ti fanno sentire la sensazione di toccare la mano di un altro bambino. Quando io e Aretto ci diamo la mano e facciamo così, beh, la sensazione è proprio la stessa. E vedi, qua sopra ci sono degli altri materiali che ha inventato il signor Newton, che permettono a questa mano, che deve essere la mano di un cucciolo di robot, permettono a questa mano di sentire se la carezzi, se gli tiri i pizzicotti, se fa caldo, se fa freddo. E beh, ci sono un po' di fili, sì. Sì, un po' di fili, ma una mano, se appartiene a un corpo, questo corpo avrà una testa. Fatemi vedere cosa trovo qua dentro. Ah, ci picchia. Ha ragione il nonno. Qui dentro c'è proprio tutto, ma c'è proprio tutto. Sì. Questa è la testa del robot bambino di iCub. Guarda, è bellissimo quello che sa fare iCub. È bellissima questa idea del robot bambino. È un robot, e guarda che occhioni che ha. È un robot che ha un'intelligenza
che cresce come quella di un bambino imparando, ha delle mani, ha le gambe, ha delle sensazioni tattili che gli permettono di apprendere dall'ambiente, cresce. E cosa me ne faccio di un robot che cresce? Beh, di un robot che cresce puoi fare tante cose. Tra queste, puoi imparare quali sono le relazioni tra umanoidi e umani e potresti, ad esempio, utilizzarlo, perché vedi, è simpatico in fondo, eh? Non è simpatico? È simpatico. Sono sicuro che i bambini autistici che si rifiutano a volte di imparare dagli adulti, più che si rifiutano gli adulti, a volte si stancano un po'. Beh, magari con iCub, il cucciolo di robot, avrebbero più dimestichezza. Ed è proprio quello che fa iCub. Ma un cervello, sì, gli occhi, la mano. Vuol dire che mi servono dei materiali. E guarda, Re, dei nuovi materiali, oltre alle bioplastiche. Re, guarda. Guarda nella scatola cosa ho trovato, vedi? Questo di nuovo è tutto tutto, te l'assicuro, Re, questo è proprio tutto tutto. Ma come tutto tutto? Una rete da pescatore tutto. Re, allora intanto non è una rete da pescatore perché i pesci, vedi, nel caso passerebbero in mezzo. Questo, senti Re, ma sei andato a scuola? Ma sì, sono andato a scuola, ma... Poi non è che ho finito proprio gli studi, sai, dovevo fare altre cose, dovevo governare. Sì, ma Re, dice Aretto, come si fa a governare senza sapere, senza conoscere le cose? Ah, guarda, dice Re, ho tanti amici che non hanno studiato, eppure, ma governano bene o male? Senti, parliamone un'altra volta. Intanto Ninetta dice, insomma, ma torniamo a questo... A questo. Allora, Re, hai capito cos'è? No, davvero no. Vedi, Re, questo è uno strato monodimensionale di atomi di carbonio. Il carbonio è l'elemento della vita. Uno strato bidimensionale di atomi di carbonio, cosa diamine me ne potrei fare di questo oggetto? Intanto, Re, sappi che si chiama grafene. Grafene? E come l'hanno trovato? Ma insomma, dice Ninetta, guarda, facendo un gioco da bambini, vedi? Questo è un foglio bianco. Lo vedo benissimo che è un foglio bianco. Re, questa è una matita. E vedo che è una matita. E cosa c'entra la matita con il grafene? C'entra, Re. Vedi, la matita... È fatta anche la matita di carbonio, è fatta di tanti di questi strati e quando tu fai così su un pezzo di carta e lasci la traccia, vuol dire che questi si sfaldano uno sopra l'altro e vanno a finire sulla carta. È interessante, però il grafene? Beh, Re, vedi, due signori, Kamen Osloff, eterni bambini, anche se grandi fisici, hanno fatto questo stesso giochino sul pezzo di carta. Poi hanno tolto con un po' di scotch la grafite, quella della matita, quella che due coniugi, la signora Lindiana Bernacotti, aveva avuto l'idea di infilare dentro un pezzo di legno. E spellandolo, alla fine gli sembrava di non vedere niente, e invece gli è rimasto in mano questo. Sì, capisco, dice il Re. Questo di nuovo non mi sembra tutto, come dicevate all'inizio. Ma cosa me ne faccio di una cosa del genere? Vedi, devi sapere, Re, che il grafene, il singolo strato monoatomico di atomi di carbonio, è estremamente flessibile. Può fare passare la luce o bloccarla, può fare passare l'acqua, può bloccare gli inquinanti o lasciarli passare per filtrarli e metterli da un'altra parte, può fare le nuove batterie. E poi, scusa Re, ma hai una regina? Sei sposato? No, non ho una regina, non ho avuto molto tempo per queste sciocchezze.
non sono sciocchezze. Ad esempio, io e Ninetta un giorno ci sposeremo. Beh, anche se non ci sposeremo, continueremo a stare insieme, non importa che ci sposiamo o meno. Ma tu, una regina, ce l'hai o non ce l'hai? Non ce l'ho, vivo da solo in questo castello. Peccato. Vedere, se tu avessi avuto una regina, sicuramente bellissima, e lei e anche tu fosse stati invitati ad una prima a teatro, immagina che siete pronti per andare a teatro. Tu la stai aspettando nella tua carrozza e lei è un po' in ritardo. Beh, potreste anche invertire le parti se volete. Ma prima di scendere, scopre di non avere la borsetta adatta al vestito che ha scelto. Non c'è più tempo, siete in ritardo. Saltare la prima non sta bene, anche per un sovrano, è una cosa che non si fa. Certo, re, se quella borsetta fosse fatta in grafene, e scusa re, ce l'hai un telefonino? Non abbiamo telefonini in quest'epoca, su, siate seri. Vabbè, se aveste un telefonino, quelli con la macchina fotografica, la regina potrebbe fotografare il suo vestito, mandare quello stile, quell'informazione alla borsetta fatta di grafene e questa, come d'incanto, si trasformerebbe. Davvero. Certo, davvero. Con il grafene puoi pensare, e con i nuovi materiali bidimensionali, a fare qualunque cosa ti venga in mente la puoi fare. Le macchine a idrogeno, se tu lo strizzi, lo raccoglie, e se lo estendi lo rilascia. È fantastico come materiale. E poi sai, è anche molto sa essere molto robusto. Infatti è stato usato per fare una cosa molto interessante. Re, scusa, ce l'hai un motorino? Ma vi ho detto, in quest'epoca non ce l'ho un motorino, non ho neanche il telefonino. Vabbè, re, il cavallo? Il cavallo sì, ce l'ho. Bene, quando vai a cavallo, che cosa metti sulla testa? La corona. Sono un re? Bravo. Bravo. Così se cadi e picchi di testa, la corona ti si infilza nella tua testolina. E allora che altro potrei mettere? Beh, re, potresti mettere un casco. Un casco? Sì, guarda. Faccio prima a fartelo vedere. Vedi? Questo è un casco nuovo, è un casco magico. È un casco che contiene l'1%, una parte su 100, di fiocchi di neve di grafene. Piccoli fiocchi, di inchiostro di grafene. E vedi, il fatto di avere messo nella mistura per fare il casco, per fare la parte esterna, il grafene lo rende molto resistente agli urti, ma la cosa più importante sta nella sua parte interna. Questo casco, ma senti re, tu lo sai come funziona un casco, vero? Il casco dentro ha una parte di polistirolo, diciamo, che serve ad attutire il colpo. Attutire il colpo vuol dire che il polistirolo si distrugge perché assorbe l'urto e così la tua testa è salva. Se al polistirolo sostituisci una miscela di polistirolo e grafene, diventa molto, molto, molto più forte. Tanto che questo casco, questo l'hanno fatto i ragazzi dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, sì, dove è crollato il ponte, purtroppo, una disgrazia, ci hanno lasciato la vita 43 persone. Pensa se avessero avuto la possibilità di salvarsi, magari perché quel ponte fosse stato costruito con materiali più resistenti oppure controllato più spesso, con dei piccoli robot magari, come quelli soffici che ho fatto vedere prima. Ma questa è una storia triste, ma da non dimenticare come lezione. Ma ecco, questi ragazzi dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che sta lì oltre il ponte, oltre il nuovo ponte,
hanno inventato, hanno realizzato questo casco, una ditta di caschi l'ha realizzato e oggi sono anche riusciti a fare una loro piccola ditta, si chiama B-Dimensional, sì, bidimensionale, così. E in quel modo che cosa potrei fare? Beh, in quel modo potrei realizzare un sacco di altre cose a base di grafene, ad esempio delle scarpe che possono sopportare di più le variazioni di temperatura, possono essere più resistenti, oppure dei nuovi vestiti che possono anche sentire quello che è il tuo corpo, come sta il tuo corpo, e trasmetterlo da qualche parte. Oppure, pensa, devi aggiungere una lampadina in una stanza e non devi più fare un buco nel muro, ma basta che tu dipinga con il grafene il circuito elettrico per portare la luce, per poter portare l'energia elettrica dove ti pare, a bassissimo consumo. Non mi direi che questo non è tutto, Re. Ecco, c'è però un'altra cosa, Re, che c'è in questo baule. Fammi vedere se... Sembrava di averla vista. Ah, sì, ci sono... Beh, ci sono anche le nuove, i nuovi caricabatterie al grafene, ma c'è qualcosa? Ah, l'ho visto. Eccolo. E questo è quello che ti permette di studiare tutto. Guarda, l'aveva detto il nonno. Dentro a questo baule c'è anche un microscopio. Vedi, questo microscopio raccoglie la luce da questo specchietto che gira, la manda qui su, dove posso mettere un oggetto da studiare, e poi basta fare una cosa importante, basta osservare. Sì, perché basta osservare, è la chiave di tutto. D'altronde, nell'Alep, dopo che tu hai sceso il 19° gradino, da lì puoi veramente osservare tutto, vedere tutto. E quando riesci a osservare, magari puoi capire. E se capisci, puoi fare nuove invenzioni. E allora vedi, Re, dice Ninetta, non ci sono limiti. Cosa ne dici, Re? Il Re, mentre chiacchierava, anzi, mentre sentiva chiacchierare Aretto e Ninetta, si era un po' addolcito. Non era più rimasto quel Re burbero che, quando li aveva visti intorno al baule, li voleva cacciare fuori. Anzi, in alcune circostanze, quando Ninetta gli aveva chiesto se aveva una regina, aveva addirittura sorriso, era diventato un po' rosso. E ora stava pensando, e mentre stava pensando, viene interrotto il suo pensiero da Aretto. Ah, Re, ti volevamo anche dire che il vento non bussa al portone, eh? Eravamo proprio noi. Sì, questo l'ho capito, eravate voi. E siete passati sotto le mie gambe, siete sgattaiolati dentro e avete raggiunto la vostra stanza. Devo dire che all'inizio ero un po' arrabbiato che foste riusciti a entrare nel castello, ma mi avete raccontato delle storie, mi avete fatto capire delle cose che veramente penso siano importanti. Queste bioplastiche che possono veramente salvare il pianeta, il grafene che ci può fare trovare nuove fonti di energia, e poi questi scarti, gli scarti alimentari, la buccia di questa mela. Beh, in realtà a volte magari come Pinocchio rimangiate anche il torso e rimangiate la buccia, ma per lo più viene buttata via. È proprio un peccato. E poi questa mano che mi avete fatto vedere,
con la pelle. Questa mano, lo so, l'ho letto anch'io questo, questa mano è diventata una mano artificiale per persone che hanno perso la mano. Si può innestare direttamente nell'avambraccio. Lo so, questo lo sapevo anch'io. Ma poi mi avete fatto scoprire effettivamente un mondo che non conoscevo. Effettivamente il re, facendo questo discorso, non solo si addolcisce, ma sta provando a capire se può fare qualcosa di buono. Se può fare qualcosa di buono. Sì. E allora il re, nel finale di questa storia, che è una storia della quale, beh, è vero, sì, non sono un esperto di favole, però un finale lo so quale potrebbe essere. Un finale potrebbe essere che, come scrivono i più grandi scrittori di favole, e come anche un robot bambino vorrebbe sentire prima di addormentarsi. Beh, questa favola non potrebbe altro che finire con e vissero tutti felici e contenti, ma finirà davvero così? Il re, devo dire, è proprio colpito non solo dagli occhi grandi di Aikab, non solo dagli strumenti che ha visto, dalle cose che ha sentito. È colpito dal fatto che questi bambini erano stati veramente convincenti. E sì, il piccolo principe lo dice, agli adulti devi proprio spiegare tutto. Ma i bambini, a Retto e Ninetta. Ecco, il re decide di congedare Aretto e Ninetta e decide di congedarli dicendo che colorerà il suo castello, lo farà di tanti colori e cercherà una regina, ma soprattutto terrà sempre aperte le porte di quel castello per tutti coloro che vorranno entrare lì dentro e aprire questo baule per avere nuove idee, per studiare nuove cose, per poter avere nuove intuizioni e realizzare magari i loro sogni. Aretto, Ninetta, da domani non dovrete più bussare a quel portone e io non scambierò più quel rumore per il rumore del vento, che sì, è vero, il vento non fa quel rumore, al massimo fa cadere un vaso. E da domani quel portone sarà sempre aperto per tutti. Ma mentre dice questo, Aretto e Ninetta scompaiono, si gira e non li vede più. Gli sono un'altra volta passati sotto le gambe. Sono usciti. La loro missione era terminata. Il nonno sarà contento. E allora credo di poter dire insieme a tutti voi che vissero tutti felici e contenti. E con questo ho terminato la favola del baule di Newton. Ok, ringrazio Alberto Di Aspro per l'interessante conferenza. E ricordo che nel pomeriggio la festa continua e buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie. Ciao, grazie, arrivederci. Non so se ci sono domande.